Tanto zucchero. Faccio mezzo chilo di ricotta e mezzo chilo di zucchero. Mezzo chilo di Se ricotta, ti mezzo piace chilo di così, zucchero. prima. Wow, tantissimo zucchero, allora, tutto zucchero. Che come te la mangiate? Qui me la faccio voi, cioè, perché sono... Ci sta. 707 grammi, faccio 8 mezzo grammi. Mamma fa di meno, 500 grammi. Sta facendo quelle vecchie. No, faccio 400, metti qua. 400 grammi di zucchero. Ha fatto qui ci metto 400. poco, dai, mi capito? Alla fine diventano troppo zuccherosi. 400. Di zucchero e la ricotta. 400 grammi di zucchero. E la con una bilancia vecchia scassata. No, questo è meno di 400, la linea rossa dice 410. Ok. 400 grammi di zucchero per 500 grammi di ricotta. Poi si mischiano, la mischiamo dopo, dai. Ci spiace con un cucchiaione, con un mattarello, qualcosa. Di legno, una cucchiaia di legno. Legno. Poi cosa dopo bisogna lasciarla riposare per un giorno. Oppure 2-3 ore. Oppure mezza giornata. E poi la passi, la frutteria passa con il tuo colino, faccio prima. Poi si passa nel colino. Vabbè, si vede dopo. Quindi la prima fase è questa qua, mischiare sì, ricotta senza odori. No, no, dietro come trullo. Ciao. 300 grammi di latte, fammi vedere. Un latte, ok, quant'è? Che se invece mi la bottiglia, ci metto di la metà. Mezzo litro e 250. Tre, no, c'è 500 grammi. 500 ml. Mezzo litro è 500. Che sta facendo? Ce l'avevo dato, giusto? Misurino. 300, vedi? 300 grammi di latte. Metto 300 grammi di latte. No, bene, quasi ti deve latte. Poi le soia, come ti piace? Un pentolino. Poi metto un cucchiaio di margarina. Cucchiaio di margarina. Oppure burro, oppure sugna. Ci vuoi mettere? Sta facendo tre varianti. Siete margarina, o burro, sugna. No, non ci confondiamo. No, metto pure un cucchiaio di margarina. È diverso, ma è buono. Sì. Siamo, metto pure la sugna, però pure burro. Che c'è scritto burro, vedi? Ti deve confondere le idee. Non ti confondo le idee. Tutto grasso. Ecco qua, perfetto. Un cucchiaione, è un cucchiaio grande questo, eh? Cucchiaio, no, non è quello pieno. Cucchiaio. Se che ci manda, guarda che ci vivo così, lo mando sempre cosa, scritto, vedi, dai. Vai. Ah, io seguo la tua ricetta, non seguo quella là. Sì, la si accarezzano le cose. Non si accarezza, perché è spizzato tutto il giorno. Non si accarezza niente. Non riesci ad aprirlo. Eh no, perché io sto facendo caso. Aspetta, dice, io faccio la settimana. Vedi? Sotto vuoto. Ah, adesso come fa un presto. Mo, un bel limone fresco, se tiene quello di giardino, ancora meno, non lo tripo, chiamano la normale. Dobbiamo lavarlo, questo lo siamo. Mi serve per la crema questa. Quello che rimane. Poi sì, quello. Con una crema che si inventa lei. Però che la napoletana c'è senza te. Vediamo quanto ci va, tutto quanto. Tutto il vasetto. Che ci metto. Quindi 300 grammi di latte, un vasetto intero di grano duro saraceno con la cacca dentro e pastorizzata. Cotta già, questa dei fini di poche. Allora, un momento. E un cucchiaio di margarina, di burro, poi, distrutto. Una buccia di limone. Una buccia di limone, dei miei limoni. Lavato, bello pulito, come me. Una buccia di limone, qui, fresco di campagna. Sì, ho venuto già di due, è tutta una da forse, vero? Vediamo come lo taglio senza tagliarsi le dita. Non sono scemo. Una buccina di limone. Non devi tagliare quello sotto, deve essere, che sennò diventa amaro. Nemmeno sciacquato bene, però. Sciacquato benissimo. Ecco qua, a posto. Due. Togliti. Finito. Ci vuole sempre un pizzichino di sale, diventa tutta la un pizzichino di sale. L'abbiamo messo a bollire. Tutto insieme. Buccia di limone, ecco grano qua. Intero. Un pizzichino di sale, abbiamo latte, cucchiaione di margarina. Questo si deve cuocere perché non diventa crema. Un pizzichino di sale. Si deve cuocere fin quando non diventa una crema liquida o solida. Non ci prego, ma una cremina, non ci prego. Quando ci vuole l'abollizione, no. Solo riscaldare. No, no, si deve cuocere. Si deve cuocere un poco. Cuocere a 100 gradi? No. Da cuocere, ma ti faccio vedere come cuoce. Quindi bolle, bollisce deve, proprio. Sì, deve bollire. Crema, deve bollire. Sì. Ricordiamoci, anche il limone deve bollire. Okay. Quanto tempo ci vuole per fare questa crema? Si deve seccare il latte, tutto. Seccare? Deve assorbire. Sai dire quanto tempo più o meno? No, signora? Non c'è un tempo, no, un tempo no. Bisogna assorbire tutto il latte che deve diventare una crema. Una mezz'oretta, dai.